fondatore che lavorava prima da noi, adesso lavora per Indie Dragonauti, che è l'associazione con la quale abbiamo collaborato. Indie Dragonauti storicamente hanno sempre fatto collaborazioni con cooperative che si occupano di disabilità per proporre la cosiddetta navigazione integrata, che mette insieme minori con situazioni di disagio di vario tipo a persone con disabilità, navigando per un pezzetto insieme. Quindi questa collaborazione è iniziata grazie a Mauro, si è sviluppata poi con l'incontro tra i vari coordinatori e le varie figure. Anche della direzione da parte della nostra cooperativa e della loro associazione, che salendo a bordo abbiamo incontrato dei ragazzi che avevano un progetto di navigazione di 100 giorni. Sono ragazzi con minori, con disagio, diciamo provenienti da situazioni di disagio di vario tipo. Alcuni hanno ottenuto una sospensione di un processo che avevano a carico con la messa alla prova, altri no, sono civili ma con situazioni appunto difficili alle spalle. Il progetto di navigazione integrata vuole un po' far emergere diversità ma soprattutto punti in comune, quindi vuole valorizzare la dimensione della condivisione e della collaborazione. In barca si fa tutti insieme, la barca c'è un comandante che appunto comanda e si seguono le indicazioni di una persona, ma è il gruppo a fare la forza della barca vela. E quindi questo è un grande valore che viene messo in gioco nel progetto. Allora, io sono Maurizio, sono imbarcato in qualità di volontario, sono il papà di Niccolò e ho accettato di buon grado questa esperienza in quanto, vabbè, amante un po' della barca, del mare, ma soprattutto per mettermi un po' anche in gioco, diciamo, no? Per cercare di portare magari un po' di esperienza, dare una mano ai nostri ragazzi e devo dire che effettivamente all'inizio ero un po' spaventato, ero un po' spaventato come genitore, perché come genitore mi sentivo più preso in primo piano, nel senso di dire come sarebbero stati accettati i nostri ragazzi con una disabilità da ragazzi con difficoltà. Non di disabilità, ma di convivenza o quant'altro. E devo dire che è stata un'esperienza fantastica, perché forse siamo stati fortunati, abbiamo trovato dei ragazzi fantastici, abbiamo trovato nei loro educatori, Mauro e Valentina, delle persone molto attente, ma soprattutto ho visto che in barca non viene esaltata la disabilità di uno o dell'altro, nel senso in barca, come diceva Niccolò Morra, scusate, prima abbiamo un comandante, che in questo caso era il vero capitano, e intorno c'era una squadra, proprio come una squadra di calcio, ognuno aveva i suoi compiti, ognuno aveva le sue esigenze e devo dire che è andato tutto a buon fedele. Diciamo che un aspetto della barca forte è che non ci si riesce a nascondere in barca, quindi si è lì tutti insieme e se ci sono delle paure le si affronta, se ci sono delle gioie vengono condivise, cioè il lavoro di squadra è fortissimo ed è quello che permette di navigare. Allora, sicuramente lo stupore mio è stato sul momento dell'accoglienza, perché abbiamo vissuto un'accoglienza oltre le aspettative. Porto a casa i sorrisi dei ragazzi, perché erano spettacolari, porto a casa anche un po' di fatiche, le fatiche della condivisione degli spazi piccoli, dell'organizzarsi per uscire a stare dietro a tutti e a tutto soprattutto, ma
ma fatiche belle, quelle fatiche che sono poi costruttive e mi porto dietro la speranza di una seconda opportunità per chi c'era a bordo e per noi di vedere le cose diversamente, di cambiare i nostri punti di vista. Cosa mi porta a casa? Mi porta a casa la consapevolezza soprattutto che ai nostri ragazzi nulla pregiudica, nel senso che nonostante la loro disabilità, dove vogliono, arrivano e vanno bene, forse anche meglio di altri ragazzi, tra virgolette, normali. La mia speranza è che questo progetto, diciamo, di Nicole venga ripetuto e magari allargato a tutti i ragazzi del campo. Perché secondo me è un'esperienza che si porta dietro per tutta la vita. La cosa che mi ha fatto più specie è sentire Mauro che diceva che quando siamo arrivati erano più preoccupati i suoi ragazzi, tra virgolette, normali dei nostri, perché loro non sapevano chi incontrare. Forse i nostri ragazzi un po' così non ci pensavano molto, erano molto più preparati e devo dire che a biglie ferme che è stata una cosa fantastica. Diciamo che la tazza nautica è tipo il sottocadere.